Si rinnova la sfida, di nuovo il cielo che guarda Montefalco ed il vento che alita sulla piazza del Certame attendono di essere colorati dai vessilli bianco-rossi del quartiere di San Bartolomeo. I quattro ragazzi presentano uno spettacolo ricco di variazioni al ritmo del rombo dei tamburi. Per iniziare si dispongono a quadrato sfalsato e saluteranno così la giuria, le autorità comunali e tutto il gentile pubblico presente, effettuando un sussulla a coppie. Ed ecco il saluto. E adesso con delle ruote si dispongono a D ed effettuano un lancio sfalsato chiamato lancio contemporaneo. Prese le bandiere, si accingono ad eseguire il lancio denominato Come te pare, con delle pirouette si disporranno a Y ed effettueranno poi il lancio Django. Si dispongono a quadrato ed effettuano un sussulla di spalle per poi eseguire un lalla a coppie. E quindi quattro delle farfalle assumono adesso la posizione a rombo per effettuare il lancio del bove. Le posizioni si dispongono di spalle, componendo le farfalle rosso fuoco dall'incessante batter d'aria. E poi girandosi effettuano un lancio chiamato Trova la tua bandiera. I quattro giovani con un movimento preparatorio si apprestano ad eseguire il lancio denominato Fida di Tide, che rappresenta l'unione dei quattro ragazzi. Con degli ondulati spostamenti si allineeranno ed effettueranno adesso il lancio del pugnale. Gli spostamenti sfalzano la riga per poi ritornare in posizione ed effettuare un sussulla a coppie sfalzate. Con un finto balletto gli sfaderatori si disporranno a quadrato per effettuare adesso il lancio denominato sul pappero. Adesso nelle ruote si disporranno a rombo ed effettueranno il lancio Gele Cece. Quattro giovani si allineano poi con le ruote del santo e a coppie per questo si scambiano le bandiere, procedendo per pugnare poi la terza bandiera, alzando così il livello della sfida.
guardate, ecco che ricevono la terza bandiera, si spostano formando un rombo ed eseguono il lancio Demon, proseguendo poi con il lancio Solida. I quattro ragazzi con degli spostamenti oculati formano una linea del vecchio a coppie. Con un lancio sbalzato i quattro sbandieratori si accingono ad effettuare il lancio con le tre bandiere per eseguire il finale. Ed ecco che piazza del Certame si dipinge di bianco-rosso, mentre i quattro si discompono adesso a quadrato, pronti a scambiarsi entrambi le bandiere ed accendere il fuoco con i missili che diventano lingue di fiamma che vengono il buio della notte.